La Valle del Tronto è un'importante zona industriale e a pochi metri dall'argine del fiume c'è un piccolo santuario dedicato alla velocità. Io questo volevo fare e questo ho fatto. Avevo le idee chiare quasi da quando sono nato, diciamo così, no? E beh, la velocità è il piacere della guida, è un piacere erotico. Cioè, guidare è qualcosa di come pennellare, come fare un'opera d'arte, anche guidare un'opera d'arte. Ma per fare un'opera d'arte buona ci vuole un mezzo giusto. Gli animali erano praticamente tutti occupati, Ferrari, cavallini, leoni, di tutto. Allora pensammo che il piccio è il simbolo delle Marche, dell'Abruzzo, del Piceno, e poi il piccio è un animale che ci rappresentava bene, perché un animale piccolo ma tignoso. Il piccio se si mette sull'albero, alla fine insomma, buca l'albero. Ingegnere, lei che macchina guida oggi? Una multipla. Ah, il denaro praticamente non conta niente, è un sottoprodotto. È un sottoprodotto della scienza, del saper fare. Come dire, uno non può fare a meno di averlo se lavora bene. Dopodiché, se uno lavora solo per i soldi, probabilmente è un uomo che passerà la vita senza lasciarsi un segno, senza vivere, no? Immaginate un mondo in cui cambieremo le batterie della nostra auto elettrica nello stesso tempo con cui oggi facciamo benzina. Nell'officina a pochi passi da noi l'ingegnere sta sviluppando qualcosa che potrebbe rivoluzionare la mobilità del futuro. Purtroppo non ci è permesso filmarlo perché il brevetto è ancora segreto. Noi non diamo più la batteria all'utente, al proprietario dell'auto, ma lo diamo a quello che vende l'energia. Per un appassionato di motori come l'ingegnere, non è stato facile passare all'elettrico. Non ero convinto, insomma, di fare questa cosa. Poi quando l'abbiamo realizzata, l'abbiamo vista, l'ho provata e ho scoperto quello che adesso tutti sanno, che sullo scatto a breve le macchine elettriche erano interessanti. A quel punto ho cominciato a ripensare al futuro dell'elettrico, ho scoperto che le macchine elettriche possono andare anche forte, anzi addirittura molto forte. Ho avuto tante offerte di lavoro, anche in posti, diciamo, in settore automotive, però io volevo fare questo e quindi me ne sono tornato a casa. Non amo viaggiare, mi piace stare qui, mi piace stare con le persone che conosco qui, la cucina locale, le tradizioni.